Incontriamo Luciano Calignano, presidente della Proloco di Termoli. La vostra associazione da anni promuove un corteo storico che quest'anno si arricchisce anche di altre iniziative. Sì, il nostro corteo è iniziato 10 anni fa. È partito come un corteo storico medievale. Raccontavamo già la storia delle reliquie di San Timoteo e da quest'anno abbiamo pensato di arricchire quel corteo e passandolo a palio, quindi inserendo dei giochi medievali. La parte della Proloco è stata la parte organizzativa, è stata la parte logistica. Tutti i meriti dei giochi e quanto è stato, diciamo, tra virgolette, inventato è di Ordo Cavalieri Termole e del signor Antonello Sciarretta, che veramente ha fatto un grandissimo lavoro per questo palio. E al palio si è aggiunto anche la mostra su San Timoteo e quindi siamo al top. Veramente abbiamo, come primo anno di palio, portato tanta roba, tanta carne a cuocere. Noi ci crediamo, ci abbiamo creduto 10 anni fa, ci crediamo tuttora, perché Termoli comunque ha una storia medievale. Quell'annicchia dinta la cattedrale, a chiù vascio tu piano interrata, e un mistero ha nascosto a rete a provala. Ucchia impaureta, coro attenta, annanza a no, Cristo persona, u puto qua chi mana. Ma chiama Timoteo. Gli avevano giovane Attilla, quando gente attorno a me parlavano di cose strane. Chi diceva una cosa, chi diceva un'altra. Ma tutte quante tenevano a sopra bocca un nome di un cristiano, un certo Gesù. Pare che gli aveva morto da poco tempo, addirittura qualche uno diceva che l'avevano acceso. Mamma mi raccontava di un'amicizia stretta di sto Gesù, che gli aveva camminato nel paese, ci chiamava Paolo. E un giorno proprio ecco da noi l'ha conosciuto, e dopo che ci ha parlato, è rimasta abbagliata. Allora da quello giorno non vedeva l'ora di conoscerlo pure che. Evidentemente teneva qualche cosa da davvero speciale. A provvidenza ha voluto che mi sono ritrovato chi da nucchia in terra innanzi a essa quando ha fatto camminare uno strappiato che non aveva mai camminato fino a quello giorno. Ma ha messo la mano sopra la coccia e mi ha detto agavazzate e canna appresso a me. Da quello giorno hai incominciato a capire tante cose, soprattutto perché camminavamo notte e giorno e parlavamo con quanta più gente possibile. A chiana mi imparava sempre di chiossa per la fatica, o dolore. I piedi mi ci consumavano, ma gli aveva niente a confronto del lucendrone di ferro che gli hanno zaccato dentro i piedi di un maestro. Io essi una cosa sola. Mi chiamava figlia e io sentivo padre quando mi curava, quando mi dava a me l'utuzza di pana rimasta. Ma soprattutto quando a forza, ha voluto un nome me, a fianco un nome suo, sopra i sacri scrittori. Mazzata, spatazza in male parole, l'umiliazione da una vita. U pesa da croce ci squanacchiava i greni già prima di mezzogiorno e a sera scriveva. Perché un giorno tutte cose ci aveva sapere. Eppure che quanta preta ci hanno accesa sotto all'occhio di te. Allora mi hanno repusto e mi hanno fregato, mi hanno accattato e rivennato, mi hanno sballuttato a mezzo mare. E da allora, Termoli, mi conservo caro caro. Il Signore mi ha mandato in mano da pace eterna, dentro un bagaglio di ferro di sta gente di guerra. Ma sempre per volontà del Signore sono cresciuto nata vota. Per tutti i Tommaso che non mi hanno mai creduto, mi hanno ricacciato, dando stateva nascosto, mi hanno acchiappato e finalmente dentro la cattedrale riposta. E tutte cose stateva scritte, pure di sti giovani che accroce a sua pupitta. Thank you.
tra le iniziative dedicate a San Timoteo c'è anche quella di un cammino. Emanuele e Alessandra l'hanno sperimentato, com'è andata? Sì, allora, questa avventura è nata circa 2-3 anni fa. E si tratta appunto di un cammino alla scoperta del santo patrono, copatrono di questa città, quindi San Timoteo. E l'idea è quella di percorrere il Molise in un percorso spirituale che parte, diciamo, da Castelpetroso, Venafro, quindi luoghi importanti per altri santi oppure per altre, quindi, figure spirituali come può essere la Madonna di Castelpetroso, attraversando buona parte del Molise in luoghi appunto di fede, di cultura, fino ad arrivare sul mare Adriatico dove è sepolto appunto San Timoteo. L'idea è quella di valorizzare il Molise e la sua storia, volendo riproporre una sorta di paragonabile al cammino di Santiago, no? Quindi sfruttare il Molise per fare un pellegrinaggio a piedi e scoprire sempre di più il Molise e questa figura appunto di San Timoteo, che era, come tutti sappiamo, discepolo prediletto di San Paolo. Allora, io posso confermare che l'esperienza in questi 2 anni è sempre cresciuta fortemente dentro di noi, e San Timoteo ci è stato vicino proprio come figura, accompagnandoci in tutto questo cammino quotidiano, anche perché è iniziato quasi un po' tutto così, diciamo, facendo un pellegrinaggio 3 anni fa con il nostro sacerdote della parrocchia di Roma, Don Massimiliano Testi, che ci ha fatto scoprire alcuni luoghi del Molise dove non eravamo mai stati, ci ha fatto innamorare. E così in amicizia abbiamo iniziato a pensare di valorizzare, anche se non eravamo del territorio, di valorizzare questi luoghi che ci avevano fatto stare bene. Ci siamo un po' sentiti a casa, abbiamo sempre di più rinnovato la nostra fede, e poi ci accompagnava questo santo nella quotidianità. Quindi un po' così appassionati da questo santo che vedevamo ogni giorno entrava nella nostra vita, abbiamo pensato che in questo modo potevamo testimoniare a tanti altri giovani quello che era accaduto a noi. Perché proprio vivendo nel concreto questi luoghi che riscoprivamo tantissime cose. Io un po' sono emozionata a raccontarlo, ma anche tornando poi a Roma, nel quotidiano, notavo che alcuni luoghi del Molise continuavano ad accompagnarmi in quello che facevo. Magari facevo un tirocinio in una mostra, in un famoso museo, e lì mi ritrovavo degli artisti stranieri che erano stati in Molise e che quindi valorizzavano Venafro. Bene, allora ho detto, in qualche modo San Timoteo forse ci chiama, dobbiamo fare qualcosa. E allora ecco lì che ci siamo un po' rimboccati le maniche, ognuno di noi come volontario ha dato il proprio contributo, chi cercando su internet o sulle mappe i sentieri più percorribili, chi magari si è occupato di rintracciare ed individuare strutture religiose che potessero offrire ai giovani o ai pellegrini un alloggio, un'ospitalità. E quindi così, anno dopo anno, abbiamo continuato a portare avanti questo progetto, nonché quest'anno, in estate, abbiamo avuto la richiesta di un gruppo di una 30 di giovani che farà effettivamente questo cammino dal 15 al 22 luglio. Saranno i primi che in un gruppo così numeroso percorrerà questi luoghi.